queste ordinanze, ordinanze che noi reputiamo offensive per la nostra dignità, per la nostra città e per il nostro orgoglio di essere pompeani. Di questo voglio solamente ringraziarvi nuovamente e seguiteci, seguite Pompei, ma soprattutto seguite attentamente queste istituzioni, sovrintendenza, bellissimo santuario qui che abbiamo, perché hanno in mente diverse cose che possono lenire al nostro futuro. Quindi da pompeano a pompeani vi dico, tenete gli occhi aperti e non mollate mai, perché Pompei è dei pompeani. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare personalmente per la solidarietà e il sostegno. Sono onorato e veramente lusingato della presenza soprattutto di alcuni esponenti, Alessandro Di Paolo, il quale come Presidente Ascom ha preso questa iniziativa insieme al Movimento Pompei in Pelle e tutte le associazioni. Io purtroppo ho subito questo sopruso, mi è stato notificato questo provvedimento per decoro monumentale. Ritengo che sia assolutamente indecoroso, scusate le parole, quello che ho subito. Anche basta vedere tutte le piazze più importanti non solo d'Italia ma del mondo, in cui ci sono i deos che fanno solo abbellire la cittadina, accolgono i turisti, diciamo di offrire servizi ai turisti, ma poi non ci offriamo nemmeno un posto per poter godersi la piazza e prendere un bel caffè in piazza. Noi continueremo questa battaglia, speriamo che per l'anno prossimo siamo in piazza e soprattutto che i pompeani mi onoreranno della loro presenza nel venire a prendere una consumazione del mio bar. Grazie a tutti, seguitemi sempre, datemi aiuto. Alessandro, Presidente della parlare. Allora, grazie a tutti. Io volevo prima di tutto dire che noi non stiamo qui solo per dei tavolini. I tavolini e la ciliegina è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pompei è una comunità storica, è un insediamento storico i cui cittadini meritano rispetto. I progetti che vengono calati dall'altro sopra questo territorio ci stanno bene, ma solo se mettono al centro le esigenze dei pompeani. Il Papa dice che bisogna aprire i cancelli e creare dei ponti. Pompei, piano piano, i pompeani stanno uscendo fuori dalla propria città, servono solo a pagare i tributi in questa città, e noi questa è una cosa che non riusciamo a sopportare. Tutti i giorni assistiamo a conferenze stampa di ministri, qui abbiamo il commissario prefettizio, con grande rispetto lo dico, non è di Pompei, il sovrintendente Osanna, con grande rispetto, non è di Pompei. Il commissario Grande Progetto Pompei non è di Pompei. Ora vorremmo semplicemente partecipare tutti insieme come comunità allo sviluppo che questa città merita, e noi questa cosa la diciamo sommessamente, però piano piano siamo costretti ad alzare la voce fino a trovarci in piazza oggi a prenderci un caffè, quasi come se fosse una cosa eversiva, e questo noi non lo accettiamo. Ora, e finisco, e non voglio trasformarlo questo in un comizio, però dico, noi ci svegliamo una mattina e veniamo, apprendiamo dai giornali che facciamo parte del grande progetto Pompei e siamo un territorio omogeneo con Ercolano, Portici, Castellammare, eccetera. Un altro giorno ci svegliamo e ci rendiamo conto che invece apparteniamo a un distretto turistico che ci vede per omogeneità di territorio insieme ai Monti Lattari e la Valle del Sarno. Ma io voglio sapere, ma prima di fare queste stratificazioni di enti e territori, hanno mai chiesto a un pompeano cosa si sente e a chi si sente omogeneo o meno? Questo è il vero discorso della situazione. Gli investimenti che stanno facendo sopra il territorio arrivano dall'alto nei cancelli chiusi delle sovrintendenze,
e del santuario pontificio, e i giovani di questa città per trovare lavoro devono andare da un'altra parte. Io questo non l'accetto e umilmente, insieme a voi, a fianco a voi, combatteremo fino alla fine questa battaglia di giustizia.